uno dei talenti emergenti del calcio italiano, una grande promessa, destinata col tempo a consacrarsi a livello nazionale e internazionale. Andrea Belotti è il presente, ma soprattutto il futuro del nostro calcio. Lo certifica l'anagrafe, che recita 20 dicembre 1993. 20 anni appena, gran parte dei quali trascorsi nella sua Calcinate, piccolo comune della provincia di Bergamo. Dai primi passi mossi nella Grumellese al grande salto nell'Albino Leffe, dove, da ala, si trasforma in centravanti dal grande fiuto del gol. Potenza fisica e grande tecnica di base, Andrea Belotti svaria su tutto il fronte d'attacco, in grado, all'occorrenza, di giocare anche come seconda punta. Emiliano Mondonico, tecnico della formazione bergamasca, ne intuisce subito le grandi potenzialità, definendolo un giocatore di primissimo livello, un attaccante muscolare, pieno di qualità, a movimento ed abbina questo aspetto, grande cattiveria sotto porta. Il 2013 è un anno importante nella pur giovanissima carriera del Gallo, simpatico soprannome proveniente dal cognome di un suo caro amico d'infanzia. Arrivano infatti quasi contemporaneamente il Palermo e la nazionale Under 21. Le positive esperienze in Under 19 e Under 20 gli spalancano infatti le porte della selezione allenata da Luigi Di Biagio, neo CT degli Azzurrini, dopo la parentesi proprio in Under 20. Esordio con gol, il 14 agosto, in occasione dell'amichevole vinta per 4-1 in casa della Slovacchia, come accade ai predestinati. Il suo approccio con l'Under 21 è straordinariamente efficace. 8 gol in 13 partite, una grande media realizzativa, che ne fa il capocannoniere, nonché punto di riferimento nel cammino degli azzurrini per le qualificazioni agli europei di categoria del 2015. Dal sigillo contro l'Irlanda del Nord, il centravanti azzurro non si ferma più, mostrando tutto il suo repertorio. Gol di rapina, sì, ma anche di pregevole fattura, come ad esempio quello realizzato contro Cipro, perfetto mix di tecnica e precisione. Il futuro è tutto dalla sua parte. Andrea Belotti può riscrivere a suon di gol la storia della nazionale Under 21, in attesa, chissà, del salto tra i grandi.